Da grande voglio fare lo youtuber. Oggi mi trovo di passaggio a Viterbo e ne approfitto per raccontarvi la storia di questo palazzo alle mie spalle, conosciuto come il Palazzo dei Papi. Il Palazzo dei Papi era la residenza estiva dei Papi ed era usato soprattutto quando la situazione a Roma nel Vaticano era un po' violenta, pericolosa e la tensione era alle stelle, i Papi si rifugiavano proprio nel palazzo alle mie spalle per evitare qualsiasi controversia. Qui avvenne un fatto davvero unico nella storia della Chiesa, ovvero l'elezione del Papa più lunga della storia. Pensate che è durata ben più di 2 anni. Dopo circa un anno dall'inizio delle elezioni, i cardinali non trovavano ancora il nome del Papa. Così i viterbesi fecero una cosa davvero bizzarra. Li chiusero dentro. E non solo, levarono anche il tetto della sala principale, così che i cardinali fossero esposti alle intemperie del tempo e sperarono così i viterbesi di accelerare la decisione, cosa che non avvenì. E non solo, i cardinali minacciarono l'interdizione della città di Viterbo e i viterbesi si videro costretti a rimettere il tetto e a pazientare un altro po'. Questo altro po', tra virgolette, si trasformò in un altro anno di tempo. Pensate che l'elezione è durata dal... Me li sono scritti, ragazzi, ho preso gli appunti. È durata dal novembre 1268 al settembre 1271. E pensate che per quanto è strana questa storia, in quest'arco di tempo così lungo, morirono anche 3 dei cardinali che dovevano eleggere questo papa. Morirono di vecchiaia, praticamente. Alla fine, dopo più di 2 anni, i cardinali avevano capito che non sarebbero mai arrivati a una conclusione e arrivati a un nome soprattutto. Così commissionarono la decisione a una commissione composta da 6 persone. Queste persone praticamente tirarono fuori il nome di Teoboldo Visconti, che diventò poi Papa Gregorio X. Questo Papa, visto il passato, visto la vicenda che erano appena avvenute, fece una cosa importantissima, ovvero mise delle regole affinché questo tipo di avvenimento non accadesse più. Queste regole consistevano praticamente nel fatto che i cardinali non potevano avere più di 2 servi, non potevano usare i soldi dall'esterno, dovevano rimanere chiusi dentro la struttura. Ricordiamo che ai tempi l'elezione del Papa avveniva nel territorio dove il Papa era morto, non era come ad oggi che comunque avviene sempre a Roma. Ci fu un Papa, Papa Adriano V, che trovò queste regole veramente troppo rigide e pensò quindi di toglierle, di abolirle. A questo punto ci fu un'altra elezione che durò quasi 2 anni e la cosa era troppo scandalosa, i cittadini erano veramente stanchi di questo. Fortunatamente, con l'intervento di Papa Celestino V, queste regole vennero ristabilite e da allora l'elezione dei papi non dura sicuramente 2 anni. Visitate Viterbo, è una città davvero meravigliosa.